Signore e signori, benvenuti su Rise Up Experience. Eccoci qua. Doriana, dici? Eccovi, non riuscivo a aprire il microfono. Racconta la storia, poi alla fine ti racconto a me cosa è successo su questa storia. Oddio! Aiuto! Io come faccio a aspettare adesso la vita? No, raccontala. Non è che mi è successo qualcosa, ma io ho fatto un sogno e ho visto l'assassino. Oddio mio. No. E non era nel periodo in cui è successo, mi è successo dopo diversi anni. Oddio. Cioè io volevo mostrare l'identikit adesso, tipo. Fammelo vedere, ti dico se corrisponde. Vediamo se è due. Lo faccio vedere subito, cioè. No. Sì, però era più magro. Raga, aiuto! Era più magro, e era vestito da donna, aveva un foulard in testa. Ti potrei dire che gli assomigliano gli occhi, anche se nel mio ricordo, ormai ti parlo di diversi anni, gli occhi erano proprio cattivi, duri, neri, e forse meno tondi e più obliqui. E nel sogno, fai conto, Ambra, che io vedevo questa persona che era presente sul luogo del delitto, che vedeva i carabinieri, e io, ripeto, l'ho sognato dopo anni, che avevano ancora, con le divise che avevano in quel periodo, che facevano tutti i rilievi, e questo controllava, vestito da donna, aveva un impermeabile chiaro, un foulard fantasia in testa, però si vedeva che era uomo. Oddio. Questa è un'altra identikit. Ed era forse qui gli occhi gli assomigliano più. Mamma mia. Però erano più piccoli, secondo me. Allora, tra virgolette, era molto immagini... alto. Era molto alto. Io ti parlo sempre del sogno, eh? No, non era questo. Sicuramente no. Oddio. Questo qua è magrolino. No, è un video di YouTube. Era alto, non magro, era come di asciutto. Questo. Oddio, ora qui si rivede vecchio. Io lo vedo, fai conto, una persona scura di capelli. Questo qua è vecchiotto. È difficile da collegare, capito? Bisognerebbe vedere le foto dell'epoca,
Perché io mi ricordo la scena che c'era, era successo il crimine, che era un bosco, una cosa del genere, c'erano degli alberi, il prato in terra, c'erano questi carabinieri che facevano i rilievi e avevano le divise che usavano all'epoca, e c'era questa persona che li guardava, era vestito da donna, e li guardava e si è girato, è come se si fosse girato e m'avesse guardato nel sogno. Ora racconta, perché se no. No, ma ci sono rimasta, sai. Ma infatti, quando hai detto del mostro di Firenze, ho detto mo Ambra gliela racconto questa. Per forza, per forza. No, ma ragazzi, mi state traumatizzando tutti perché Eike mi scrive su YouTube. Oddio, che emozione, io c'ero vicino vicino. Ora ci devi dire in che senso. Grazie. Armando, ciao. Anna, ciao Anna. Io, boh. Cioè, mi avete traumatizzato voi ancora prima che io iniziassi a traumatizzare voi. Cioè. Molto bene. Molto bene. Allora, iniziamo a leggere. Cosa cribbio è successo? Armando, ciao, ho già salutato. Bene. Allora, ecco Buonasera a Nicole. tutti, scusate dell'interruzione. Fabri. Sono Isabella e vorrei salutare tutti i presenti questa sera. Fabrizio, Oltretutto smettila. vorrei dire una cosa che mi viene dal cuore. Sentiamo. Sì, io horror nino. Palesati! Signor Nino, signor Nino. Buonasera, ragazzi. Buonasera a lei, come sta? Sta bene? Gode di ottima salute Sono stasera? in ottima salute, non ho problemi di nessun tipo, né problemi Problemi, di... che so, gastrointestinali, qualcosa del genere? No, niente, Nessun sta problema bene. gastrointestinale Sta stasera. bene. Buonasera, Marica. E lì con le cuffie mi sa che non mi... Ah, ok. No, un orecchio, Ah, ciao a tutti, un orecchio un scoperto. orecchio ce l'ha, un orecchio Un ce l'ha. orecchio ce l'ho, funziona. Comunque, hai visto che ti ha salutato? Hai visto che Sì, ti ha sì. salutato? Certo che ho visto. Eh sì, Isabella, e ti vuole dire un sacco di cose che, vabbè, tu sai che Isabella ti vuole bene, Nino, tu la conosci, no? Sì, io horror Nino, Sì. sono Isabella e le voglio bene. Hai sentito? Sì, anch'io lo voglio tanto bene. certo. E adesso tutti insieme! Amber, Sì, rovinati horror siamo. Nino. Signor Nino, signor Prego, Nino. Ambra, prego, l'interruzione era... Vabbè. No, io vabbè... Ecco, vai. Ciao. Io non ho più parole, ragazzi. Ciao Fabri, Marica, Nino, Bella, Isabella. Isabella, Isabella. soprattutto Isabella. Oh, Fabrizio e Nino, Lanna. Vi salutano tutti in pratica. Ok. Allora, torniamo nel creepy, ecco. Vediamo la storia del mostro di Firenze. Vediamo cosa è successo, chi era lui. Facevo la babysitter a Vicchio proprio quella sera, mi sembra nel 1983, in una casa a due passi dall'omicidio. No, no, ma vieni su Zoom a raccontare. Ciao, Enza. No, pensa a te. Cioè, quando senti queste cose che succedono agli altri, cioè, ti estranei per forza un attimo, no? Arrivano loro, la Doriana Crosogna, lei che ha fatto la Infatti. babysitter lì, cioè il Pacciani e l'altro era solo Mano Valanza, dietro c'erano omicidi rituali di qualche setta. Armando, addirittura.
Io, raga, non ho parole stasera, cioè, fate voi a sto punto. Mi state traumatizzando voi, non ho capita. Vabbè, ricomponiamoci. Fate i bravi, eh? Scrivetemi dopo le robe traumatizzanti, se no non riesco a vivere. Allora... Allora, gli anni di piombo sono ormai finiti. Al governo c'è Bettino e a capo degli Stati Uniti Reagan. A Firenze però c'è qualcos'altro che regna sovrano. La paura. La paura di un genitore per un figlio. La paura di un figlio per l'ignoto. La paura collettiva della morte. Fino a qualche tempo prima quasi ci si doveva prenotare per imboscarsi in macchina nei paraggi, nelle campagne o nei luoghi più isolati, a fare i birichini. Coppie di adolescenti, ma anche adulti, magari vittime di un amore clandestino, o magari no, ma non è importante. Quella cosa che è importante è che nessuno dovrebbe chiedere il permesso per questo, nessuno dovrebbe non sentirsi al sicuro. O quasi. Siamo nel 21 agosto del 1968. In uno spiazzo vicino a un cimitero vengono trovati i corpi freddi e immobili di un uomo e una donna. Sono morti 4 colpi di pistola ciascuno, sparati a distanza ravvicinata. Sul sedile posteriore, al momento dell'omicidio, dormiva un bambino. L'assassino lo ha preso in braccio, gli ha cantato una canzone, forse per tranquillizzarlo, e poi lo ha portato in paese, lasciandolo davanti alla porta di una casa. Come da regolamento, il primo sospettato è sempre il coniuge della vittima, in questo caso il marito della donna. Si pensa ad un delitto passionale. Il movente sarebbero stati ripetuti tradimenti da parte della donna. Venne così condannato a 16 anni di reclusione. 6 anni dopo è buio, appena piovuto, e nel cielo sopra a Borgo San Lorenzo c'è una splendida luna piena. In una radura vicino al fiume Sieve c'è un classico posto adatto alle coppiette bisognose di privacy e di fare i birichini. Ehi che, eccoti, vieni, dimmi. Eccomi, ciao, ci ho messo una vita. Cosa è successo? Racconta. No, non è successo nulla. Io sono rimasta in quella casa a dormire quella notte, comunque era lì a 2 passi. Ed è stato uno shock non indifferente. Saperlo il giorno dopo, mamma mia, aiuto. Cioè, ma che atmosfera c'era? Come? Che atmosfera no. C'era? Cioè... No, comunque in quegli anni lì si sentiva molto, no? Questa storia del mostro era sempre presente. Si aveva paura sempre, si viveva nell'angoscia in quei periodi lì. Sì. Ora paura magari per uno che non faceva parte del, come si dice, del bottino. Non tanto, ma comunque si spaventa tantissimo. Mamma mia. Quelle volte, mamma mia. Ma ci credo. Eh sì. Ma ci credo. Vabbè, va bene, ti volevo salutare, non c'è nulla da raccontare, però era, sì. Era grazie per... lo stesso. Grazie a te. Per essere intervenuta, ecco. Ci sentiamo dopo. Ok. Su YouTube dove vuoi, vediamo. Allora, diciamo che c'era questo posto adatto alle coppiette che volevano fare i birichini. Si chiamava Le Fontanelle. Questa sera è la volta di una Fiat 127 con dentro Pasquale, che ha 19 anni, e Stefania, che ne ha 18. Morti! Pasquale è stato ucciso con 5 colpi di arma da fuoco, mentre Stefania è stata colpita da
3 colpi di pistola, ma la causa della morte sembrerebbe essere dovuta a varie coltellate al petto. Una volta morta, l'assassino le si è accanito contro, pugnalandola con molta rabbia e una ferocia indescrivibile, quasi come se ci fosse un movente personale. Le coltellate furono 96 ed è colpevole nessuna traccia. Qua si vede già un escalation nel modus operandi. Perché si vede un escalation? Perché prima si limitava a sparare. Ciao Luca. Dopo ha iniziato a avvicinarsi un attimino di più alla vittima. 7 anni dopo, è sabato sera, vicino a Scandicci c'è una radura ed ecco parcheggiata una Fiat Ritmo con dentro Giovanni, 30 anni, e Carmela, 21. Morti. Il ragazzo viene ritrovato dentro l'auto con 7 colpi di pistola nel corpo e una pugnalata alla gola. Carmela invece viene trovata in un fossato, vestita ma con i jeans tagliati. Quello che si trovano davanti ai poliziotti è quasi difficile riuscirlo a considerare un atto umano. La ragazza aveva il pube asportato completamente. Come nel caso precedente, si può subito notare una violenza immane nei confronti delle vittime femminili. Una violenza rancorosa, impetuosa, una violenza che richiama violenza. Una di quelle cose che si pensa accadano solo in America, perché solo nei film americani le vediamo, da noi no, perché qui certe cose non succedono, eppure sono successe. Dopo soli 4 mesi, in una località chiamata Le Bartoline, c'è una Golf nera. Al suo interno nessuno. Il finestrino del guidatore è sfondato. Fuori dall'auto, però, ecco i corpi di 2 giovani ragazzi. Stefano, 26 anni, e ha la schiena squarciata dalle coltellate e 4 proiettili nel corpo. E poi c'è Susanna, 24 anni, uccisa da 5 colpi di pistola e 2 coltellate. Sulla ragazza si hanno ormai aspettative diverse. E infatti anche a lei, come per la vittima precedente, è stato completamente asportato il pube. Questo fatto dell'asportazione è diventato il fattore scatenante per definirlo anche serial killer, insieme alle numerose vittime. E anche il fatto della classificazione di genere. Quindi sceglieva, cioè si accaniva di più con le femmine, quindi aveva questo odio verso le femmine. Gli sarà successo qualcosa? Vediamo se ce lo dicono loro, se non ce lo dicono loro, ci arriviamo noi in una qualche maniera. Ci proviamo. Non c'è più alcun dubbio ormai. Tutto questo ha un nome. Un nome che in Italia non siamo mai abituati a sentire. Un nome che all'epoca non si era quasi mai sentito nominare prima. Serial killer. Un nome con cui la criminologia italiana hanno familiarizzato troppo poco a quell'epoca. Passano ancora 7 mesi. Sulla provinciale a sud di Firenze c'è uno slargo coperto dalla vegetazione. La macchina, una Seat 147, si trova poco più indietro, inclinata e con le ruote posteriori dentro un fosso. Questo può essere spiegato dal fatto che Paolo, 22 anni, in compagnia di Antonella, che ne aveva 19, stava mettendo in marcia quando viene colpito da un proiettile alla spalla. A quel punto, in preda al panico e nella fretta di scappare, è finito nel fosso. 2 colpi sui fari e 7 sui ragazzi. Stranamente nessun tipo di mutilazione questa volta. Forse l'auto era troppo in vista sulla strada e l'assassino non ne ha avuto il tempo. Un anno e 3 mesi dopo, nei pressi di Scandicci, in una radura, questa volta non c'è una macchina, ma un furgoncino Volkswagen con dentro 2 ragazzi, 2 turisti tedeschi, entrambi di 24 anni, entrambi morti. Sono stati colpiti da 7 colpi di pistola dai finestrini laterali. Questa volta però c'è qualcosa di diverso.
qualcosa che non fa quadrare tanti conti. Perché due turisti tedeschi sono due maschi. Uno dei due però ha dei lunghi capelli biondi. L'assassino deve essere sbagliato. Passano altri 10 mesi ed ecco che al boschetto di Vicchio, a nord di Firenze, c'è una Fiat Panda celeste, alla fine di una strada sterrata. Dentro c'è Claudio di 21 anni, ucciso da un colpo alla testa, uno al petto e 10 coltellate. Fuori dall'auto, a una decina di metri di distanza, estesa sull'erba, c'è Pia di 19 anni, con un colpo di pistola alla schiena, uno in faccia e 2 coltellate alla gola. Questa volta l'omicida non si è sbagliato. Alla ragazza viene asportato il pube e il seno sinistro. C'è stata un'altra escalation in più. Un po' come dire, non mi basta, mi annoio, facciamo altro. Mettiamola così. Da cosa derivi tanta ferocia animalesca nei confronti delle donne ancora non è chiaro, ma quello che ormai è evidente è che una figura femminile abbia avuto un ruolo determinante nella storia dell'assassino. Determinante chiaramente in modo abbastanza negativo. La Toscana, offesa e stizzita, si ricopre di volantini ritraenti un grande occhio. Il messaggio è chiaro. Occhio ragazzi, il mostro vi guarda. La pazienza è arrivata al limite, le forze dell'ordine non riescono ad ottenere risposte. È così che nel 1984 nasce la squadra antimostro, un gruppo di investigatori che si occupi solamente di questo caso specifico. A capo c'è Roberto Perugini, formatosi a Quantico in Virginia, dove ha sede l'FBI. Solo allora si pensa di affidarsi a un esperto che possa stiliare un profilo psicologico del mostro, un cosiddetto profiler. Il mostro di Firenze, chi è davvero? Siamo nell'8 settembre 1985. In una radura vicino a San Casciano vi è parcheggiata una Golf con targa francese. Dentro non c'è nessuno, ma in un fossato più avanti c'è il corpo di Jean Michael, 25 anni. Ucciso a colpi di pistola e coltellate. Nadine, 36 anni, è in una tenda da campeggio. Sul suo corpo, 3 colpi di pistola alla testa e svariate coltellate. Anche a lei, come alle altre vittime femminili, è stato asportato il pube e il seno sinistro. In questo omicidio, a differenza degli altri, c'è un elemento inaspettato. Un elemento che prima non era mai esistito, che non abbiamo mai sentito. Alla procura di Firenze arriva una busta con l'indirizzo composto da lettere ritagliate dai giornali. La busta è per Silvia Della Monica, PM incaricato delle indagini in corso, l'unica donna che si occupa del caso. Dentro la busta si trovò un pezzo del seno di Nadine. E questo è un chiaro messaggio di sfida, è una chiara minaccia. Dopo quel giorno, improvvisamente, così come era cominciata, finisce. Niente più morti, niente più mutilazioni, niente di niente, ma le indagini continuano. Firenze non si arrende. E dopo varie piste, eccone una in particolare che porta ad un nome. Pietro Pacciani. Il suo nome è saltato fuori grazie a un profilo stilato sui killer. Lui all'epoca aveva 26 anni. Era stato condannato a 13 anni di carcere per aver massacrato con 19 coltellate un uomo sorpreso con la sua fidanzata. Ciao, Cri! La ragazza poi era stata costretta ad avere rapporti con lui accanto al corpo inerme del suo amante. Inoltre, era stato condannato a 4 anni di reclusione per aver abusato sessualmente delle sue figlie. Ma la sua più grande sfortuna è stato il ritrovamento di un bossolo perfettamente compatibile con quelli ritrovati nei luoghi dei delitti durante una perquisizione. Era sepolto in un vaso portafiori. Venne anche trovato un taccuino tedesco, compatibile con uno posseduto da uno dei due ragazzi uccisi. Come se non bastasse, viene anche ritrovata l'asta
guida molla di una pistola calibro 22, la stessa usata in tutti gli omicidi. Pietro viene riconosciuto colpevole e condannato a 14 ergastoli. Non 14 anni, 14 ergastoli. Due anni dopo la Corte ritira la sentenza. A capo della squadra mobile ora c'è Michele, che decide di riesaminare il caso e quindi di rivedere tutti gli indizi e le testimonianze che hanno raccolto fin da prima degli omicidi. Tra queste alcune testimonianze in cui si dice di aver visto questo Pietro vicino alla scena del crimine. Da queste minuziose ricerche emergono altri due nomi, Giancarlo Lotti e Mario Vanni, due amici di Pietro. All'improvviso esce allo scoperto un testimone, il quale sostiene di aver visto Vanni e Pietro uccidere i ragazzi francesi. Poi un altro testimone, un altro ancora, e alla fine Giancarlo Lotti confessa di aver partecipato insieme ai due amici all'esecuzione degli omicidi. Vanni viene condannato all'ergastolo, Lotti a 30 anni di reclusione e Pietro, poco prima della sentenza, viene trovato morto nel suo casolare dopo che la moglie lo aveva lasciato. La causa del decesso sembrerebbe essere dovuta ad un arresto cardiaco, proprio prima della sentenza. Molto curioso. Una storia intricata, complicata, che vede come possibili risposte a una moltitudine di ipotesi. Ci sono ancora alcune cose poco chiare. Persone coinvolte come Pietro Pacciani, morte improvvisamente. Il processo si è concluso, ma allora perché si respira ancora aria di mistero? C'è chi crede che tutto sia finito insieme a quel processo e chi no. Ci sono molte voci, molti possibili scenari, ma qual è la verità? Se ancora ce lo stiamo chiedendo, probabilmente è perché ha vinto lui. Bene ragazzi, la storia l'abbiamo letta. Io vorrei sapere cosa ne pensate voi della storia del mostro di Firenze e di quello che abbiamo letto. Io vi dico che mi fa strano che quello lì sia morto proprio quando, il giorno prima della sentenza, diciamo. Però c'è anche da dire che si fa fatica a farsi venire un infarto, eh. Non è facile, secondo me. Secondo me c'è stato un aiutino sicuro. E poi io ho sempre avuto l'impressione che questi due non avevano l'intelligenza per fare le cose così. Almeno da come li hanno presentati. Secondo me c'era qualcuno che dirigeva la situa. Tutto. Può essere. Ma anche il fatto della busta con il pezzo di seno della vittima, no? Che è stato mandato. Quella non è una cosa di quei due. Non so, Pacciani no, perché mi sembrava proprio... Ma io ho della faccia di questi, mo li cerco. Perché nel mio sogno, che ti ripeto, è un sogno, però era come se questo si fosse girato, era andato a vedere travestito le cose, si è girato verso il giornalista che gli ha fatto una foto. E io sapevo che era lui il colpevole. Sì, perché nei sogni poi le... Perché era talmente viva la cosa, cioè talmente... Che poi non era nemmeno nel periodo in cui era successa, era a distanza di un po' di tempo, quindi non è da dire che avevo visto il servizio al telegiornale, quindi ho fatto il sogno, no, era proprio, non so se si parlava del processo forse, però
Quello che io ho visto nel sogno non l'ho riscontrato nei servizi che hanno fatto, hai capito? Mm. Ah, questo è Pietro Pacciani. No, 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 non è lui quello che ho visto nel sogno. Ora vediamo chi è Mario Vanni. Tre sono, no? Mario Vanni. E vederlo così capisci che... Da giovane bisognerebbe... Dovrei vedere la foto. Ah, è anche morto? Vabbè, alla certa. Non c'è la foto da no. Giovane. Forse questa. Deve essere quello, questo qua. No, il figlio quello mi sembra, che è scritto nella didascalia. Il figlio di Vanni posa insieme a Mario Atelli e un altro signore. Ah, il figlio? Ti ho detto il non figlio. Non è lui. Le cacchiarola è lui. Il mostro di Firenze. Mio zio Mario Vanni. Vabbè. Ma non ci sono foto. L'altro come si chiamava? Vediamo. Giancarlo Lotti. Vediamo. No, Giancarlo Lotti. Mi sa che non è neanche questo. No, non può essere lui, è troppo grosso. Armando dice... Le asportazioni risultarono di precisione chirurgica. Anni fa saltò fuori il nome di un chirurgo che poi fu trovato morto in mare. Ma infatti è anche strano come hanno smesso a un certo punto questi assassini, hai capito? Sì, hanno smesso all'improvviso proprio. Di solito un assassino che... ha anche questa escalation come l'ha avuta il mostro di Firenze, fa fatica a smettere, poi diventa dipendente l'assassino. No, normalmente fa di tutto per farsi arrestare perché lo fermino. Se ha rimorso, se gli piace invece quello che fa, se c'è un impulso sessuale nei suoi omicidi, continua, non è che smette, se smette perché o è morto o l'hanno ammazzato. Qualcosa perché c'è. Comunque, si smette così. Ho detto, sicuramente loro erano coinvolti in qualche modo, però non erano loro i registi, per così dire, loro erano delle comparse. La mente criminale era lui, diciamo. Sì, c'era la mente criminale era un'altra persona. Non lo so. È bello che ancora tutt'oggi è un mistero. Cioè non c'è verso. Ogni tanto saltano fuori articoli, è stato mio nonno, è stato mio zio, è stato... Però adesso, il giorno d'oggi, bisogna stare anche attenti perché le persone vogliono la visibilità. Io ti ho detto, l'ho raccontato stasera perché tu ne parlavi, ma se no non è che sono andata in giro a dire anche perché... E comunque il sogno non è una prova, qualcosa di tangibile o di reale. No, no, io parlo delle persone che dicono ogni tanto su internet, è mio zio il mostro, mio nonno, Eh sì, è facile, sono persone secondo me che cercano anche un po' di visibilità per avere un po' di notorietà, anche se è una situazione che... Fosse vero, starei zitto. Armando dice, Pacciani e i compari erano assassini senza criterio, che forse prendevano soldi per permettere a questo chirurgo di fare quelle asportazioni.
Sì, ma come si dice? Le asportazioni di C del seno, eccetera. Ma può essere che questo gli commissionava gli omicidi per poter fare poi queste cose? A questo chirurgo qua? Cioè, questa è fattibile la cosa, però ecco, la motivazione va a capire che problemi ci sono stati. Magari lui di uccidere le persone non... Può essere che ha ucciso la prima perché, ad esempio, il bambino portato a casa, fatto addormentare, non lo vedo da Pacciani, ti faccio un esempio. Lo vedo più da una persona di una certa elevatura mentale. O comunque di una mentalità un attimino più costruttiva. Però c'è anche da dire che era fissato con le donne. Certo. Sicuramente, ma tu chi parli che era fissato con le donne, scusa? Il mostro di Firenze era fissato con le donne? Sì, probabilmente, però lui ha preso questo bambino, l'ha riportato al padre e ha fatto anche accusare il padre e si è messo al sicuro. No, il bambino, il mostro di Firenze ha portato il bambino davanti alla porta di una casa a caso. Casa sua. Però comunque ha avuto l'umanità di salvare un bambino mentre ha ucciso delle persone. Sì. Quindi è quello anche il fatto. Se lui prima ammazza i genitori e dopo porta il bambino in salvo, non è preso da un lapsus, non è preso da una schizofrenia o da un momento di rabbia. È una cosa studiata e fatta, ragionata, hai capito? È lucido. E probabilmente lì si è reso conto che da solo il fatto di averlo fatto non era quello che lui voleva. Forse lui mirava alla cosa dell'asportazione, del denigrare proprio le donne, di defraudarle di qualcosa. Sì. Quello sì, perché le torturava anche. Non è che dici gli sparo al cuore, muore subito e gli asporto quello che devo e finito il cinema. Cioè si divertiva. Anche con le colpi di pistola stava lì un po' di volte, non è che ne dava uno e ciao. Cioè ci prendeva gusto sempre di più, ecco, poi, man mano. Però è rimasto lucido. Anche il fatto del messaggio che ha mandato alla polizia lì, quindi il pezzo di seno che aveva asportato da una vittima. Ma sai che a me mi dà più l'impressione di un guardone. Di un guardone? Cioè che i due, gli amici di merende, i compagni di merende, ammazzavano, eccetera. Lui assisteva e poi interveniva l'ultimo per prendere i suoi trofei. Anche. E loro cosa ci guadagnavano, i soldi? Probabilmente li pagava per fare queste cose. Ha scelto delle persone che avevano determinate caratteristiche. Sì, ecco. E le usava per i suoi scopi. Ma poi perché sceglieva sempre le coppiette che andavano a isolarsi? Probabilmente lì da ritrovare il movente. Non sono vittime a basso rischio, la vittima a basso rischio, tra virgolette, è la prostituta, che sì, nessuno cercherà mai. Probabilmente quelle persone in quella situazione erano il suo fattore scatenante. Oppure voleva rovinargli ciò che lui non ha mai avuto, per colpa delle donne. Ho detto, comunque è sempre un fattore scatenante il fatto che lui cercasse le coppiette, o una cosa che da cui lui è stato traumatizzato per qualche motivo, o semplicemente per il fatto che lui non poteva avere, fare quelle cose, quindi odiava chi le faceva. Sì, rovinava il momento agli altri e se la prendeva di più con le donne. Quello che poteva essere un momento bello di quello che ti pare, e a lui probabilmente gli mandava il sangue al cervello.
un po' come Richard Ramirez, che andava solo, cioè, uccideva di più le donne, gli uomini li metteva fuori il gioco e basta perché erano in mezzo ai piedi, ma lui poi si dedicava alle donne. Quando è stato intervistato poi, c'è stato un articolo dove lui dichiarava che gli hanno chiesto ma perché le donne le trattavi, cioè le torturavi così e gli uomini no. Lui dice ma io non sono gay. Cioè quindi ha fatto capire, è un impulso, è stato un impulso sessuale che posso avere solo con la donna, non con l'uomo. Quindi è chiaro che torturo le donne. Magari anche questo è il caso di The Mostra di Firenze, che gli uomini non gli interessavano, ma la donna invece sì. Però non dice che le ha violentate. Infatti, però, ho detto, per me è più un guardone. O era impotente, tipo? C'ho qualche problema? Cioè, ce l'avevi... essere che è stato abbandonato o tradito dalla fidanzata, dalla moglie, perché lui non gli dava quel che voleva e è andata a cercarlo da un altro. E magari proprio in un posto isolato lui li ha sorpresi. Oh sì. Però non ha approfittato. Ma siamo sicuri che non ci sia state negli anni precedenti, diversi anni prima, qualche omicidio strano che non è mai stato collegato? Può essere anche. Potrebbe essere, ma deve saltare fuori. O forse anche fatto un omicidio non in una situazione del genere, ma in un contesto diverso dopo aver scoperto il tradimento. Non lo so ora. Sono tante le cose che puoi trovare. Il problema è che sono passati talmente tanti anni che diventa quasi impossibile riuscire a venirne fuori. Ah sì. Sai qual è la cosa che più mi debilita, diciamo, quando non si trova il colpevole, rimane un mistero e tutto quanto? Che magari questo colpevole è stato amico di tantissime persone. Assolutamente sì, perché fuori da questo contesto era una persona normale, magari anche molto affabile, molto gentile. Di solito così, Doppiamente ti potrebbe, avresti pensato che poteva essere lui. Di solito così, i serial killer migliori sono quelli di cui non sospetteresti mai, nella vita normale. Perché sono le persone che sanno nascondere i propri impulsi dietro una forma di normalità e di, come ti posso dire, e di non visibilità. Oddio, secondo me non le violentava perché era impotente e voleva tanto un figlio, tant'è che ha salvato quel bambino. Ma questo forse no, perché... Per quello l'ha salvato il bambino, perché magari voleva un figlio e non poteva averlo. Allora si dà l'inseminazione artificiale, mi sembra strano. L'impotenza sì, la posso capire. Però il fatto del figlio, no, secondo me era comunque una persona, ho detto, o acculturata o comunque un dottore, un infermiere, qualcuno che aveva una professione così, che colpire un bambino piccolo non era nella sua natura, perché probabilmente col bambino lui non ce l'aveva, non poteva nemmeno essere testimone, hai capito? Marco, tu cosa ne pensi? Io, volendo pensare tutto l'opposto di quello che si potrebbe pensare nella normalità, mi domando, della moglie cosa sappiamo? Una mazza. La moglie di chi?
Del mostro di Firenze. Di che stiamo parlando, della mosca? No, ho capito, però... No, stavo scherzando. La moglie è la moglie del mostro di Firenze. Del presunto del mostro di Firenze. No? Ma era sposato o magari non era sposato perché l'aveva lasciato da fidanzato e l'aveva scoperto con un altro? Non lo so, perché non si sa manco chi è il mostro di Firenze. Capito? È per quello che ti ho fatto la domanda. Chi? La moglie di chi? Il presunto mostro dice che l'ha mollato dopo che subito dopo ha avuto pure l'infarto prima dell'udienza, no? Allora ti posso... No, ti posso anche dire un'altra cosa, Marco, giusto? Sì, sì. Ti posso anche dire un'altra cosa, il fatto che ha salvato il bambino. Tu sei sicuro che lui non è stato testimone come bambino del tradimento della madre che ha tradito il padre? E che lui inconsciamente, trovandosi questa coppietta, ha avuto... Io non sono sicuro di nulla. Questi sono tutti ragionamenti fatti appunto su ipotesi. Ma di provare a ragionare. Sta parlando delle cose impossibili, perché nessuno di noi ha degli elementi per poter dire può essere così. Non è che è stato scoperto chi è. Io penso che se comunque qualcuno muore di infarto... Se non muore di infarto a fare certe cose, sarebbe anche lì da ragionarsi un attimo. E infatti. Perché se hai un cuore freddo, non tanto un cuore, o forse anche quello, non lo sappiamo appunto, ma se hai la capacità di mantenere, diciamo, un certo status facendo determinate cose, con una lite semplice o con una chiacchiera non ti viene un colpo di infarto. A meno che il colpo di infarto ti viene naturale perché ti deve venire, basta. Sì, ma il giorno prima dell'udienza... E lì fa pensare. E lì già iniziamo a domandarcela. Però se vado a pensare, prima dell'udienza ti viene l'infarto, ma durante tante altre cose che ti avrebbero dovuto scuotere di più, non ti prende niente, sei tranquillo. Non mi tornano un po' quei compiti a me. Non ho mai capito se debole, la moglie sapeva... Se sei debole ci rimani secco. Lenza dice, non ho mai capito se la moglie sapeva delle violenze subite dalle figlie. E anche quello, lui violentava le sue figlie, ma la moglie dov'era? Io ho visto quando l'hanno intervistata, l'hanno fatta vedere, mi sembra tanto una donna... poverina che era matupita dalle botte del marito, che non aveva nemmeno la forza non solo di reagire alle botte, ma tantomeno di difendere le figlie. Cioè, quindi era una donna che in casa era tenuta e presente, tu devi lavare, pulire e non fiatare. La schiava. Capito? Quindi una schiava. Da una persona così non è nemmeno che mi permetto di giudicarlo, di condannarla, perché secondo me era talmente vittima che non era in grado non solo di non difendere le figlie, ma nemmeno se stessa. Poi, ripeto, la mia impressione sempre è... Secondo me il triangolo birichino, mettiamola così, cioè mi fa strano che prima era Pietro, poi è arrivato Giancarlo, poi è arrivato Michele, quell'altro come si chiama? Giancarlo Lotti confessa di aver partecipato insieme ai due amici all'esecuzione degli omicidi. Ma io dico, ma... Scusa, alla fine mi sembra che sono morti tutti e tre loro, giusto? Sì, poi sì. Non ti sembra strano che i tre testimoni che potevano dire alla fine chi era o comunque alla fine cedere e dire qualcosa in più sono tutti morti? Quello sì. Però
cioè perché confessare? Cioè perché dire ho partecipato all'omicidio con quei due? Che Cribbio confessi? Cioè, perché ormai il pilastro era caduto, Pietro era caduto, perché l'avevano sgamato, era stato... si è fatto gli anni di reclusione, allora gli altri due hanno confessato anche loro. O perché erano sotto minaccia da lui, sempre se il mostro di Firenze era lui. O perché erano sotto minaccia, o perché... Non si sa perché. Non lo so. Qui non lo so. Diventa difficile. Poi c'era anche la tecnologia indietro. Quello che scatta nella testa delle persone. Giancarlo Lotti venne condannato all'ergastolo. Lotti a 30 anni di reclusione e Pacciani poco prima della sentenza venne ritrovato morto nel suo casolare dopo che la moglie l'aveva lasciato. La causa del decesso sembrerebbe essere dovuta ad un arresto cardiaco proprio prima della sentenza. Curioso anche qua, se tu picchi tua moglie dalla mattina alla sera, la riempi di botte, la tratti come una schiava e compagnia cantante, non ti può venire in infarto se quella ti molla. Che amore c'hai verso di lei per farti venire in infarto se vieni lasciato? Ma lì potrebbe essere lei a lasciarlo, se non ricordo male, c'è stato l'intervento delle suore, delle monache che l'hanno portata via da casa anche per evitargli l'agonia mediatica, l'umiliazione in pubblico. Se ma non io ricordo dico di male. Io do ragione a Marco, no? Quando Marco dice ma questo ci ha avuto il coraggio di ammazzare sta gente in questo modo, figurati se si fa venire in infarto. Ma infatti okay? Ho detto che secondo me l'hanno aiutato. Anche può essere che l'hanno aiutato anche per quello. Però non ci credo che si è fatto venire un infarto solo perché la moglie l'ha lasciato. Ma perché lui la moglie... Si fregava di volto. Lui la moglie non la amava, la trattava male. Figura. Enza dice, vediamo. Quando si avvicinarono i giornalisti nella loro casa, la signora non fu tanto mite. Anzi, ricordo una donna che sbraitava con in mano un attrezzo da campagna. Mi aveva fatto una brutta impressione. Ecco, pure la moglie era bella. E allora era tutta la famiglia così. Una famiglia disastrata, praticamente. Se era così che non era mite, non era nemmeno una persona che si faceva a questo punto sottomettere così tanto, perché se sei mite, sei mite. Non sei a come ti gira la testa. Se sei capace di inseguire con qualcosa in mano, non sei una che subisce dei gridi o delle percosse così. Prendi la prima cosa che hai in mano e gliela rompi in testa. Ma infatti, in tutta questa storia non c'è niente di chiaro. Coerente. Sembra... non lo so nemmeno io, guarda. Come la giri suona male. Me la giri, giri, suona male, esatto. Siornino, lei cosa dice? Siornino. Sì, qua sono, ma... Qua sono. Cosa dice Siornino? Casugno. Casugno. Ah, ma minchia, prima di tutto, ah. Vabbè. Facciamo. Facciamo le mani. Tu viene la sida, tu viene. È stato bellissimo. Vabbè. No, non so che dire. Boh. È il mostro di Firenze. Ma praticamente può essere di tutto poi alla fine. Eh sì, quindi, perché non c'è la parte. Quindi le ipotesi sono totalmente grandi. Boh, probabilmente può essere anche la mosca, vero Marco? La mosca?
Sicuramente sì, la mosca secondo me implica più di tutti. È giusto. È quello che zitta zitta si attacca dappertutto, quindi. Cristian dice, anch'io non so che dire. Cri, io te lo dico proprio sinceramente. Ciao Cristian, ciao Cristian. Ciao, ciao, ciao. Ma ti immagini se in realtà il vero mostro di Firenze? Nessuno l'ha mai... È la moglie. No, oddio, può essere... Può essere tutta a sto punto. Oddio, ma può, guarda, essere la moglie. Sai perché? Io ho questa sensazione. Sai perché? Perché l'unica che non ha avuto problemi. Perché veniva malmenata, veniva torturata e lei si sfogava verso le altre donne. E combinava tutto sto casino. E combinava, guarda, sto bordello. Sì. Se ti ricordi abbiamo tirato un'ipotesi del genere anche con... Jack lo squartatore. Sì, Jack lo squartatore era. Squartatore. Che era una donna perché... Sfogava le parti. Sì. Oh, può essere però, aiuto. No, questo no. Perché? Poi anche il fatto che ha mandato il pezzo di seno della vittima alla tipa della polizia, femmina, guarda caso. Cioè, proprio da sfida, eh. È proprio da donna anche. Come per dire, toh, prendimi se c'è coraggio. In alcune cose immagino. Più da donna. In alcune cose molto più da donna che da uomo. Mamma mia, ti immagini? Ma sempre tiriamo ipotesi, attenzione. Sì, va bene. A me mi dà la sensazione che per tutto quello che un uomo psicopatico può fare... Non arriva a fare quello che anche una donna psicopatica riesce a fare. E se le donne sono sempre un passo avanti. Sì. Attento, chiedo io venia. Stai attento a quello che dici, eh? Chiedo scusa e chiedo venia. Perdono. Io venia, attenzione. Perdono. Sai che, boh, ci può stare anche la situazione, donna, eh? Secondo me ci entra la cosa. Cioè, senso, ha senso. Ha senso perché questa, cioè, a parte che non le violentava, è già qua. Due domandine. Perché le mutilavi, gli sparavi 32 volte, le accoltellavi 30 miliardi di volte, già che c'eri, una pucciatina gliela davi, visto che già eri malato. Ma se non lo fai, perché non lo fai? A meno che non fosse impotente. L'ho detto anch'io, però ha salvato anche il bambino questo. Gli ha cantato la canzoncina e l'ha portato via. È più alla fine forse più da donna, eh? Da mamma. Era brava, da mamma. Perché l'ha culato, gli ha cantato la canzoncina e poi l'ha abbandonato davanti alla porta di una casa fuori dalla scena del delitto. Cioè, è affettuoso questo gesto, è d'amore. Boh. Non lo sapremo mai. Sì, ma se questa donna faceva violentare le figlie dal marito, pensi che abbia avuto un gesto così delicato verso un bambino? Perché no? Perché non doveva averlo? No, ma perché ha fatto violentare lei le figlie del marito? Magari il marito era cattivo veramente, lei si è sfogata così. Cioè il marito era talmente violento con lei che lei è arrivata al punto di perdere la testa e di sfogarsi con le vittime femmine. Se fosse una donna, non è quella lì. La moglie di cosa lì? No. Di Pacciani, no. No, magari anche no, un'altra. Però. Capito? Ci sta che possa essere una donna, che questi uomini facevano il lavoro forte e lei si limitava a rifinire la scena. Sì, anche perché lei non è che si disturbava tanto ad occultare i cadaveri o a nasconderli. Immolava lì. Cioè, faceva ammazzare le persone da questi qui e sì, poi lei faceva le cose che voleva fare, prendere, asportare, eccetera. Però, ma che faceva lei? Non è facile fare delle valutazioni perché secondo me non abbiamo gli elementi... Quello sì, sicuro. Certo, ma nessuno li avrà mai ormai. Però è anche quello il bello del mistero. Ma sicuramente ci saranno delle cose che non sono state dette, sì. Anche se c'è stato un processo. Secondo me molte cose sono rimaste negli archivi. Certo, nascoste anche per Benino. Solo la mosca sa.
E la mosca sa tutto, Marco. La mosca lo sa. Assolutamente. Che poi alla fine sono stati condannati due amici di lui, che lui si era, tra virgolette, aveva avuto l'infarto poi, ma anche sì, due amici, dichiarazioni rilasciate, interviste, lettere a caso, zero, frega niente a nessuno. Cioè, hanno nascosto troppo. C'è troppo poco su cui zabbettarsela. Non va bene. Non va bene. Purtroppo noi non possiamo farci niente. Però non se n'è più parlato. Sì, questa cosa è stata tipo messa in archivio e basta. Sì. Non se n'è più parlato. Alla fine sì, anche perché probabilmente tutti i sospettati, gira che ti gira, sono morti. Alla fine che continua a rimestare? Poi non puoi neanche recuperare il DNA eventuale dalle vittime, ormai le vittime sono praticamente, cioè i corpi sono spariti. Era un normale povero classico pazzo e basta, si sarebbe risolta di più. Può essere c'è qualche cosa di più, che la persona che stava ai fili, diciamo così, a mantenere i fili, era qualcosa di più in vista. Quindi che ci sia qualcuno alle spalle che ha organizzato tutto. Ma sì, ma sappiamo bene, anche ne abbiamo avuto tanti casi da vedere così, anche più banali, che quando c'è qualcosa di esposto da un personaggio più magari in vista, viene occultato tutto, viene lasciato, diciamo, cadere tutto su qualcuno più plebeo, diciamo così, tra virgolette. Quindi no? La mano d'opera. Tu pensi che magari già il nome si sapeva, o quantomeno chi dovere lo sapeva. Ma sono sicuro ha fatto tutta questo teatrino da metterlo a tacere. Secondo me sì, perché ogni volta che si è sempre manifestato qualche cosa, hanno avuto sempre la capacità di tirar su fuori chi è che ha combinato quello che ha combinato, perché l'intelligenza non manca per arrivarci. Certo. E nemmeno gli studi, diciamo così. Lì dove non sono capaci, secondo me c'è qualcuno di fiorente che non deve uscire fuori. Quello è sicuro, perché quando vogliono, credimi, fanno spuntare il sole invece da est ad ovest. Quindi. Bravo, e lo sappiamo, non è una cosa. No, vero, lì ti do ragione. Però lei è un poveraccio. Dice anche una cosa interessante. Dice, è anche vero che dopo che quei tre, però, uno è morto, gli altri due sono stati arrestati, però gli omicidi sono finiti. Beh, certo. Cioè, spariti loro, spariti gli omicidi. Ma è da stupidi perseverare. Ma se erano loro... Si andrebbe a capire che non sono loro, praticamente. E se certo, qualcosa se, deve essere se, messo a bagno, riemergerebbe di nuovo, e allora sì, loro non c'entrano niente, abbiamo sbagliato tutto. Perché se c'era a monte qualcuno che manovrava i fili, giustamente, era talmente intelligente, talmente bravo da poter manovrare tre persone, è stato talmente bravo da smettere tutto alla morte delle tre persone. Che poi appunto erano tre, non è che dire era uno solo lo psicopatico. Se era uno psicopatico, qui è uno. Ok, qua si sta parlando che sono di più di uno, quindi stanno tutti e tre a un tipo di gioco. È giusto così? Perché se fosse stato solo uno, lo psicopatico, non avrebbe avuto la forza di fermarsi. Ecco. Esatto. Perché lui ha fatto anche l'escalation, prima non mutilava le vittime, prima la pistola e le coltellate, poi le coltellate alla gola, poi asportava il pube, poi asportava il seno, cioè la sua furia aumentava, cioè il suo desiderio, non era in grado mentalmente lui, quindi per forza c'era qualcun altro secondo me con la mente, perché se ti fermi, cioè non puoi fermarti, ecco, da queste cose, non ti fermi più. O muori. Una cosa che ammazza. Credo quasi sicura è che loro erano solo la mano d'opera, questo sì. Perché non puoi fermarti da una cosa, da un impulso del genere. Ma ce lo dimostrano tutti gli psicopatici che hanno
no, chiamiamo tutta questa gente che è predisposta a essere, diciamo, ad avere queste tendenze. Come la Doriana, come diceva prima, no? E c'aveva ragione, perché tanti addirittura hanno scritto dei messaggi alla polizia con i muri o sulle lettere con scritto: prendetemi, vi prego, perché io non mi fermerò. Cioè, ormai erano talmente consapevoli della loro dipendenza che dicevano loro alla polizia: prendetemi, perché io non mi fermo, se no. E poi quando andavano in carcere si ammazzavano, perché l'impulso era troppo forte, c'erano le sbarre, non potevano soddisfarsi, pam, andava così alla fine. Come quelli che, come serial killer, che uccidevano perché sentivano le voci che dovevano ripulire il pianeta dalle persone inutili, una volta in carcere non potevano portare a termine il loro compito, sono ammazzati da soli. Cioè, perché è troppo forte come cosa. E anche con questo grado di torture che c'è stato, da solo, secondo me, non può essere. Non ti puoi fermare così. Poi sono state tante le vittime, non è che una o due. Cioè, l'attività, di attività ne ha fatta. Ma quante ne ha ammazzate con la fine? Il numero totale, te lo dico. 16, dai. Mi sembra. Quante? Quante? Mi sembra 16 o mi sbaglio? 8 coppie. O 6 o 8 coppie, non mi ricordo. 14. Vedi? Quindi 7 coppie. Sì. Ho ucciso dal 1974 al 1900... No. Dal 1968 è iniziato. Credo. Ricontrolliamo. La pagina 1. Vediamo un attimo. 1968 c'è stato il suo primo omicidio. E l'ultimo quando è stato, Ambra? L'ultimo omicidio è stato nel... Era la coppia di francesi, mi sembra, l'ultima. Nell'85, penso. Non mi ricordo gli anni. Quella del 1968 è incerta. Mm. L'ultima mi pare 85. 1974. Sicuramente ce ne saranno anche di sospettate. Sì, dovrebbe essere. Vittime sospettate 16, accertate 14. Se nell'85 erano già 17 anni di arco temporale, quindi se erano per esempio 16 sospettate, questo qua ne ammazzava due per, cioè, uno all'anno, due all'anno. Ciao, Fiore. Scusa, ma è finita adesso la must. Fiorella, ciao. Ciao, Lino. Ciao, Fiore. Ciao, Cristian. Ciao, ciao, Anto. Ciao. Ciao, Fiore. Come è andata la must? Doriana. Oh, ce la fate a venire, Cristian e Antonella? Il 18? Sì. Bene. Bene, ci rivediamo lì, allora. Esatto. Okay. Stavamo parlando del mostro di Firenze, Fiore. Oh, lo conosco, c'ho diversi libri anche. Ah. Mio no, marito se l'è letto. Pensavo che sapevi chi era stato. No, magari. Comunque non era uno solo, capirlo. Sicuramente non era da solo. Da come l'aveva detto, sembrava. Fiorella, hai visto? Non me la raccontavi giusta tu, Martino. No, il mostro di Firenze sicuramente era più di una persona. Può essere una donna? No, secondo me no. Perché non violentava le vittime. Ha salvato un bambino? Ascolta, il discorso è questo, che i guardoni
perché erano una massa di guardoni. Di solito dico guardoni per non dire altre parole un po' forti, di solito non stuprano o aggrediscono in questo senso. Cioè, era impotente magari? No, probabilmente si facevano dei film mentali e con quelli poi. Ma cioè, i guardoni che tra virgolette... E comunque c'è stata un'evoluzione. Sì. Probabilmente ha cominciato uno e poi se ne è tirati dietro degli altri, almeno dai libri che ho in casa, che ho letto. Sai chi porterò la prossima volta? Che porterai? La saponificatrice. Oh. Maledetta. Adriana. Maledetta. Sì. Però devo fare le ricerchine per bene. Sì. Perché non trovo tanti articoli, cavolo. Avevo visto il documentario di Lucarelli sulla saponificatrice. Sì, lo fece Lucarelli. Ma dove? Che saponificatrice? L'ho visto su Sky, ma uno o due anni fa forse. Eh sì, quando faceva quella serie, Antonella, mi ricordo. Sì. Ma non c'è tipo in streaming un film? No. Non so se mi sembra o su Rete qua, su Rete 4 forse era. Ma chi era questa saponificatrice? Io non, scusate la mia ignoranza, non la conosco. Praticamente il sapone viene fatto con degli oli naturali o grassi vegetali. Lei usava grassi umani. Oh, mio. Lei faceva il sapone. Con gli uomini, cioè con le, esatto. Con le vittime, con le persone che uccideva. Per smaltire, diciamo così, i corpi. Esatto. Avrei consigliato alla principessa. Me la sono sempre immaginata come una strega col pentolone. Io l'avrei consigliata alla principessa Sissi, almeno si lavava. Veramente. Bravo. Sì. Bravo, Marco. Esatto. Vediamo che immagini ci sono. Oddio, cos'è? Ve lo faccio vedere subitissimo. Ecco qua la saponificatrice. Esatto, sì. È lei. Eccola qua. Che viso. Che bella che era, mamma mia. Aiuto. Sì, sì. Mamma mia. Quindi di qualche anno fa allora è sta signora. È l'inizio del Novecento, mi sembra. Sì, sì. Quando noi giocavamo col tuffetto. Ricordi di me? Eh sì, come no. No? No, ma sai che non ne avevo mai sentito parlare. No, ma nemmeno io, Nino. Io invece sì. Perché ne avevo sentito parlare... ma anche mio padre ne aveva parlato anni fa. E in più io sono in un gruppo su Facebook dove fanno sapone, ogni tanto fanno qualche battuta. Ah. E poi ho visto quel documentario. No, mi devo informare bene. Vabbè, ho una settimana di tempo. Sì. Però mi informo bene. Perché ero indecisa tra la saponificatrice... oppure qualche altro serial killer famoso, no? Tipo, che ne so, che non ho ancora portato. Ascolta, quello che smascherarono, ragazzi, a chi l'ha visto, che era non mi ricordo se... nella pianura padana, però non mi ricordo il nome, che ha fatto fuori diverse prostitute... Ma quello che le seppelliva poi nei campi? Nei campi suoi, insomma. Sì, sì, non mi ricordo. Ti ricordi, Doriana? Sì, me le ricordo. E chi l'ha visto dedicò tantissime puntate fino a che non venne fuori la storia. Ambra, se cerchi su Google Lucarelli saponificatrice, c'è su Mediaset Play appunto quell'episodio. Brava. È già Mediaset Play, giusto? Io vi amo nella vita, lo capite o no?
capite o no che io vi adoro? Ah, poi l'hai visto, Istuardo? Io? Io no. Sì. Noi sì, perché eravamo di quelle, cioè negli anni 70 andavamo al cinema. Assolutamente. Ma io non... Siccome, guarda, io riesco a farcela vedere. Siccome questa è la mia televisione, ed è enorme. Sì. Ma è una volta che l'ho vista accesa. Eccoci. Ma siccome Ambra parlava di deviazioni sadomaso, eccetera, di schiavitù e compagnia bella, io gli ho detto guardati Stuardo. Volevo guardare, sì. Te l'ho detto, l'hai detto che c'era in streaming, l'avevi trovato. Sì, Stuardo. Stuardo. Che la mosca anche là. Sì. Oh, per voi maschietti c'è una Corinne Clery giovanissima, molto molto carina. È Doriana. Eh sì, nemmeno io, signor Nino. Ma ti chiamo ma è il mio nome, quindi non è che posso dire che non è vero, ci mancherebbe. Corinne Clery non l'avete mai sentita nominare. Stella, ti adoro. Era una bellissima attrice. Esatto. Francesca, sembra. A caso, nemmeno io, signor Nino. Non è vero, signor Nino. Ma noi vecchiette, ragazzi, ancora la memoria ce l'abbiamo, eh? Oh, diglielo, Doriana. Scusa, mica siamo invecchiate a star qui a pettinare le bambole, qualcosa abbiamo visto in questo Non pettiniamo le giraffe, di sicuro. Facciamo le mesh ai caimani. La pace dei sensi oggi, ma ieri. Ma siete ancora giovani. Ah, dicevo, quell'altra era l'infermiera che uccideva i bambini a caso. L'altra serie non l'avevo sentito. Questo è brutto. Brutto. Brutta. Hai sopportato Richard Ramirez? Sì. Ormai. Ma vabbè. Ma che Richard era il peggiore in assoluto, eh? Sì. Dillo, Nino, dillo. Lo posso dire? Vai. Dillo. Quella serie in serpente. Così tinte. La coppia. Ma tinte. Così tinte. Prima sì. C'è stato un colloquio tra me e signor Nino in siciliano a caso. È stato bellissimo. Te, Ambra, non ti ci vedo a parlare siciliano. Sì, ma il bello è che io sono metà siciliana e metà romagnola. Io lo sapevo. Io lo sapevo. Io sono metà siciliana e metà romagnola. Me lo sentivo. Mi mangio i capelletti con e il poi... brodo. Un po' ce l'ho. C'è la roccia dell'Etna sul bar in sala. Tutti i giorni la guardo. Non è incandescente, vero? No, 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 si è raffreddata ormai. Si è raffreddata. E... no, io un po' ce l'ho di Terronia, diciamo. Soprattutto con i miei nipoti, appena li vedo. Mamma mia, ma come sei giallo, ma vieni qua a mangiare, va. Come sei giallo. A caso, ma ti vedo deperito, zia, vieni a mangiare. Mangia mammuzza, dai. E quanti grammi mangi con la grande? Gli dico, amore, quanti grammi mangi di pasta di solito, no? Mezzo chilo. Io 80, mi devo tenere su, io devo rimorchiare, faccio va bene, 120, mangio, amore. Gli do io 80. Altro che 80. A pasta con sugo. Sempre. Su le alivi nivere nivore, alla greca nivore. Nivore. Cosa stai dicendo? Adesso passo luna nivore si dice nivore. Marco, ma tu sei delle nostre zone? Ma tu che pensi? Sono siciliano, non sono delle vostre zone. Io camuffo la mia sicilianità. Ma tu stai veramente non la... Scusami, compa, tu queste cose la dire, non è più la buce.
Ma te l'ho detto 100 volte che sono... E non ci penso, può scordare. Io non devo scordare, ma... Eccellente. Grande Rinuzzo. Io se riesco a fare una... Fagli vedere una roba. Vediamo, se ci riesco, occhio, sono un genio. Sto vedendo una mosca gironzolare alle spalle del Sionnino, occhio. Tu stasera ci hago i muschi, eh? Prendi la massa mosche. È andata via Ambra. È successo Ambra? Siamo persa. Sta cercando qualcosa. Ma ha fatto apposta, ha messo il green screen. Eh sì. Mi fa morire Cristian, come dite sotto i baffi, mi fa impazzire. Riecchila. No, è frizzata, no? Avrà qualche problema di connessione sicuramente. Infatti. Entra con varie pose, entra con varie pose, prima così, poi così. Ti stiamo perdendo, Ambra? Sì, mi sa di sì. Sì. Certo. Ok, non mi regge più di un tot, non c'è verso. Che è successo, Ambra? Non mi regge più di un tot. Sempre così. Ma cosa? La connessione? Sì. Per quello non faccio più la regia. Ok. Più di un tot non regge. Ragazzi, io vi devo salutare, che domani mattina devo andare a fare il vaccino anti-influenzale. Ciao, Doriana. Ciao, Doriana. Ciao, Doriana. Ciao, ciao Fiore. Ciao. Ciao, ciao. Vabbè. Se non trovo sta roba, ve la faccio vedere dal telefono. Proviamo. Noi... Mi vedete, no? Sì. C'è Stella che scrive su YouTube, un po' lo sentivo anche io, il tuo accento romagnolo. Ah, a sì? Chi si riferiva? Non lo so, chi era romagnolo? Boh, io sì, no. Forse a Marco. Ah, io per metà. Io. Infatti io non l'avevo capito che lui era di origine siciliana. Romagnolo. Beh, ve la faccio vedere da qua. Fiorella, allora, che c'ho di romagnolo? Dimmelo tu, cosa ho di romagnolo? Nada de nada. Via, basta, sono stanca, non lavoro più. Sta facendo la maglia? Sempre. Viene occupato. Abri e Marica. Storico. Tu e Fabrizio? Sì. Ah, mi sembrava Marica. No, sei tu e Fabrizio. No, sono loro due. Strano che Fabrizio non sia venuto. Ma si era affacciato prima. No, si era affacciato a rompere, figurati. Ah, sì. Quello non l'ho detto io, l'hai detto tu. Non si scherzi. Quello lo fa apposta. Appena lo incontro. Questa è un'altra foto in bianco e nero quando facevamo i video su YouTube insieme. Ah. Sì, sì. Bello. 2019, madò. Non è poi tanto tempo fa, dai. Ah, no, 2019. Ma... Quante cose sono cambiate. Quello sì. Purtroppo sì, ragazzi. Quello sì. No. Non stiamo qui a grattugiare le barbabietole, dai. Bravo. Ma non mi segue nessuno su Instagram, non ho capito. Nessuno si vuole fare i cavoli miei. Ma se vuoi, dammi. Cioè, raga, adesso ve lo scrivo in chat come. Cribio mi chiamo? Ti vado a pigliare. Allora, dov'è? Come mi chiamo? Aspetta. Come mi chiamo? Come ti chiami? Come ti chiami? Ambra trattino basso 94. Oh.
Dov'è qua? Sei del 94. Sì. Mi sento vecchia. Aspetta che ti becco, qua ce l'ho, dov'è? Ce l'ho qua. Ah, non si vede per lo sfondo. Queste siamo io e mia nipote grande. La scambiano sempre per mia figlia. Ah. Vero, ma siete quasi identiche. Quasi identiche. Una grande somiglianza. Davvero, okay, mi somigliate. Complimenti. Ma tutti i miei nipoti mi assomigliano. Tutti. Figlia di tuo fratello o sorella? Figlia di mio fratello numero due. Ah, mio fratello numero due. 11 nipoti. Boia. Si sono dati da fare allora, eh? Ah sì, anche troppo. Hanno abolito la TV. Questo è garantito. Esatto. Quello è sicuro. Quando facevo i birichini come nel Medioevo. Figlia. Birichini. Questo è mio nipote maggiore, un maschio. Mm. Bel manzettino. Sì. È alto? Sì, 1,80 m e passa. Sì. Ha 17 anni. Accidente. Infatti ogni volta che lo vedo, lo guardo con gli occhi della disperazione e gli dico, ma perché non hai più il pannolino, amore, la zia? Dov'è il tuo pannolino? Dov'è? Faccio le mie sclerate a caso. Pure ogni tanto li prendo in giro. Magari vogliono mangiare qualcosa, io prendo l'omogenizzato. Sto amore. Apri la boccuccia. Ah, arriva l'aeroplanino. Zio, c'ho 18 anni. Io fa niente. Con me fai finta che non li hai. Va. Oddio. Sono tante soddisfazioni. Ok. Ci devi dire se pure a me. Ok, arrivo col deltaplano. cambia il mezzo, no? Facile. No. Adeguati all'età. Esatto. Non si vede Nino. C'è lo sfondo. Sì. Giornino, mi hai seguito? Certo, ho seguito. Ti seguo sempre. Sono il tuo angelo custode, ricordatelo. Vero, tu sei il mio spirito guida, c'è poco da fare. Spirito guida, esagerata. No, angelo custode magari, dai. Angelo custode. Il mio bodyguard, angelo custode. Bodyguard. No, angelo custode. Insomma. Bene, ragazzi, abbiamo raggiunto il tempo. Il traguardo. Esatto. Mi raccomando, se avete qualche suggerimento di argomenti che posso portare, scrivetemi su Telegram, che ve lo dico. Okay. Perché... io devo portare già un altro argomento, in realtà, solo che a Fiorella non gli piace quell'argomento, quindi ho deciso di volerle bene. Vabbè, non importa, non vengo. Ma scusa, no, io cosa... No, che c'entra? No, non piace neanche a me, sinceramente. Cioè, io come faccio a fare le lezioni senza te che fai le tue facce, che annuisci o scuoti la testa? Cioè, come faccio? Per la maglia. Ho dovuto trovare una... Allora, maglia. Con le sciarpe come facciamo? Ogni tanto si accende la sigarettina. Ti faccio vedere, Ambra, l'ultimo lavoro che ho finito. Sì? Perché merita, secondo me. Vediamo. Mi metto anche più vicino che vedo meglio. Sì, idem, dai. Avviciniamoci. E la Madonna, è uno sciallo. Mamma mia, ma bella, bello, bello, bravo. L'hanno commissionato, questo. Ah. Ma che bella roba. Bello. Uno grigio con i brillantini e un altro nero con i brillantini che ho già finito. Ma infatti ci sono i brillantini nel filo, come l'hai fatto? Sì, c'è... nella tramatura, non so se si vede. Sì, il filo è proprio fatto così. Bello. Per trovarlo. Però. Ma quanto ci sei stata a fare questo coso? Questo qui con la lana un po' più grossa. 3-4 giorni.
Io pensavo mesi. Anch'io? Come giorni? 3-4 giorni. Dipende anche quante ore ci sta su, probabilmente. Ma senti, quando sto dietro al Bitcoin, tanto non c'ho altro da fare, sto lì davanti. Quando Sara lavora di più. Per esempio, quando ho la nipote, questo è impossibile. Aumenta la velocità. Sì. Dai che sta salendo, dai che sta salendo. Il bitrate aumenta. Sì, sta salendo di nuovo. Adoro. Io bello, ho un maglione che ha fatto suo nome. Brava, brava. Bello davvero. Questo è quello nero. Ha un altro motivo, eh? Ah, oh, ma che bello. Bello. A quello là nero che dicevi prima? Sì. Molto bello. Mamma, il nero è il mio colore, non c'entra affatto. Poi nel frattempo, con gli avanzi di uno e dell'altro, mi sono fatta per me uno scaldacollo. Oh, bello. Bello. Questo è bello vero. Bello. Bello. Vabbè, c'ho altri lavori in ballo. Ah, il famoso, ti faccio vedere quello che ti dicevo, Ambra. Mm-hmm. Questo è uno scaldacollo molto alto. Bello. E però, se uno se lo mette in testa e tira i laccetti dietro, da cappello. Diventa un cappello di quelli, sai, un po' morbidi. Ah, che bello. Bello, che cadono così. Carino. Sì. Ma questo anche per noi uomini potrebbe andare bene. Lasciamo proprio anche per noi uomini potrebbe andare bene. È da uomo, da donna, ma come ti pare? Lo scialle magari no, però... No, lo scialle è da donna, che discorsi fai? Non può essere, scusa. Che te ne fai che dello scialle? Che ne so, tanto un manzo, che non c'è più niente. È vero anche quello. È vero, sì. Vabbè. Beh, ragazzi. Ma io vado, cioè chiudo perché sono vecchia. Okay. Mm-hmm. Cioè, sì, infatti... Oh, sì. Buonanotte. La mia giornata è durata anche più troppo per i miei gusti. Basta. Poi ci vediamo lunedì. Immagino Marco la signora e tua moglie, giusto? Sì, la Nancy, sua moglie. Piacere, signora. Ciao. 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 Bravissima Fiorella. Ma senti, è stato per caso, perché mia figlia quando era incinta, quindi 5-6 anni fa, perché la bambina ha 5 anni compiuti, mi disse: mamma, te una volta lavoravi all'uncinetto. Ho detto sì, poi non ho più trovato il tempo. Dice: mi piacerebbe se tu mi facessi le Converse all'uncinetto per la neonata. E io gli feci le Converse. Mi spiace non avere, sono nel vecchio telefono. Cioè, tu parli delle scarpe? Che forte, sì. E le fatte all'uncinetto? Sai, con la stellina all'interno. Sì, sì, non le conosco. Bellissimo. Erano, guarda, viste da lontano sembravano proprio le... E da lì ho ripreso passione, ho fatto un sacco di roba per la bambina e poi è diventato il mio hobby in fase di pensionamento. Che bello. Wow. Sai che l'altro anno ne ho venduti tantissimi. Ah, cose. Addirittura le vendi? Se me le chiedono, sì. Quindi ne ho fatto... Però allo stesso tempo faccio regali agli amici, eccetera. Che bello. Bene, bravo. Bene, bene. Per esempio la sciarpa che ho fatto ad Ambra... In 2 giorni l'ho fatto. A me sembravano lavori lunghissimi, tipo che tu ti mettevi lì e non finivi mai. E sai, ci devi io la metto, io non sto comprando niente perché ormai c'ho quella e quella uso. Se sapevo che era il grigio, il nero, il nero il tuo colore. Però anche la celeste mi valorizza tanto me. Anche perché il mio secondo nome è Celeste. E poi ti ho messo, te l'ho fatta in cotone che tiene caldo lo stesso, però non irrita. Sì.
difficilmente sì. Uso la lana pura perché la lana pura ti dà, dà fastidio. Sì. Quindi. Vabbè. Aspetta, io ho due nomi e due nomi sono due colori. È vero. Ambra, ambra e celeste. Io ho due, Fiorella Iris, figurati. Bello Iris, che bello. Bello Iris, sì. Che bello. È il nome che voleva mia madre. Mio padre non l'accettava perché era il nome della sorellina che era morta. Ah. E mia madre me l'ha messo lo stesso. Vabbè. Si è ribellata alla vita, ecco. Assomiglio molto realmente a mia madre. Bene, ragazzi. Notte. Ci vediamo lunedì. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao. 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 Buonanotte. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte a tutti. Grazie. Buonanotte. Grazie a voi.